We did a super good beginning of the competition. We did 3 games and we won 3 times. But this is the game where we could release the pressure, because if we win this game, we're sure to be qualified. So it's really important game against the last champions. So we're expecting a game with a lot of intensity, a lot of goals. And, we're pretty confident because we're doing super good, we're in a really good shape. Una vittoria e 2 pareggi non va bene, oggi è decisiva, bisogna vincere questa e la prossima a tutti i costi. Un avversario che non conosciamo, ma che dei risultati è per forza un avversario importante. Ne hanno vinte 3 su 3 e oggi noi dobbiamo solo vincere e basta. Siamo una vittoria, non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari, speriamo di portare a casa il risultato e niente, ce la giochiamo poi con i francesi alla prossima, speriamo. Beh, le motivazioni sono le belle prestazioni che abbiamo fatto nelle ultime partite, che il risultato non ci è andato molto giù e quindi di concludere alla grande questo torneo. Tutti belli carichi, rilassati, vogliono fare una bella prestazione, ne siamo convinti. Dentro fuori, se vinciamo siamo passati, se perdiamo siamo fuori, dobbiamo dar tutto. L'ambiente è teso al punto giusto, ma di questa tensione noi ne facciamo una forza, uno stimolo in più. Partita difficilissima, andiamo dentro fuori, puntiamo a vincere, non sarà facile, ma noi ci crediamo ovviamente, come sempre combatteremo su ogni pallone, non molliamo niente.
a due partite dalla fine. Purtroppo le cose non sono andate come il previsto nelle ultime tre partite. Abbiamo quasi raggiunto la vittoria nell'ultima partita con il Villarreal, che sappiamo sono una squadra molto forte, per cui siamo convinti che le qualità ci sono. Purtroppo vedremo come andrà. Noi ce la metteremo tutta e proveremo a vincere anche oggi. Abbiamo fatto tre punti in tre partite e niente, oggi siamo chiaramente chiamati alla vittoria. E sulla carta dovrebbe essere alla nostra portata. E spero nei tre punti e che poi potremmo sperare anche nei tre punti che poi magari ci consentirebbero magari di sognare, diciamo così.